Cari amici, oggi avremmo alcune cose da dire, anche perché siamo rimasti indietro per qualche giorno. Intanto diciamo che abbiamo avuto una bella intervista a Radio Radio, non sappiamo quando andrà in onda, non ce ne frega niente, ma intanto... Ma ci avvertiranno, immagino, no? Ma no, ma chi se ne frega? L'importante è che ci hanno fatto questa intervista, noi siamo stati contenti, abbiamo presentato Alba Mediterranea. Poi adesso abbiamo tutta una serie di argomenti da trattare in senso aggiornativo, nel senso che abbiamo ben poche cose da dire, perché è inutile che stiamo... No, una cosa, c'è un evento che ci ha colpito direttamente, facciamo vedere tutti questi libri, leggeremo qualcosa, ma quel qualcosa serve per capire in senso lato come va la società, come va l'umanità. E nella sostanza quante chiacchiere a vuoto vengono fatte continuamente con l'intenzione di denigrare questo e quello senza nessun risultato. Dopodiché do la parola a Orazio. Beh, il fatto del giorno che ci riguarda abbastanza direttamente, pure se noi ce ne siamo non lavati le mani, ma comunque ce ne siamo ben guardati di proseguire su quella china che avevamo detto era molto insidiosa, e cioè ieri e l'altro ieri sono stati rinviati a giudizio i responsabili della pubblicità fatta a mezzo caravan mobili di striscioni di manifesti di 6 metri per 3, in cui si diceva tutta una serie di cose in relazione alla pericolosità dei vaccini e quant'altro, solo che parlavano dei dati dell'ultimo anno o del penultimo anno, se non mi ricordo bene, che però erano non confermati da niente, e quindi il potere, oramai sotto attacco da oltre un anno, che fino ad oggi aveva assistito impassibilmente, in maniera molto larvata, a queste manifestazioni di piazza che abbiamo organizzato, le manifestazioni di dissenso popolare, riunioni, conferenze e quant'altro, ha trovato l'appiglio buono per fargli il culo. Allora, ricordiamo sempre che noi abbiamo fatto 8 querele contro la signora Lorenzin e un'altra, non mi ricordo bene, un'altra questione di addentellati, alla quale la signora Lorenzin si è guardata bene e non ci ha mai rinviato a giudizio per diffamazione o calunnia o cose del genere, o falsa comunicazione a mezzo stampa, o procurata allarme, come per quale motivo sono stati rinviati a giudizio questi amici. Noi gliel'avevamo detto, state attenti che quando andate a rompere troppo le palle, come date il minimo segno di penetrazione, di debolezza nella vostra corazza, siete fregati. E infatti, eccolo là. Siccome noi abbiamo 70 anni di esperienza e di lotta politica, sappiamo bene come funzionano le cose, e quindi quando tu vuoi fare lotta politica dovresti dare retta a chi ce l'ha nel sangue da una vita, la lotta politica, è chiaro? E non seguire quei pifferai magici di cui non faccio il nome, ma ne faccio uno, Paolo Sedicente Barnard, no? Tanto per dire, o Warren Mosler, o gli MMT, la più sentiti, sono spariti dalla circolazione. L'hai sentito più? No. Spariti. Quelli però servivano come specchietto per le allodole, per quei testa di cazzo che non sanno un cazzo, che pretendono di sapere tutto perché hanno imparato una cosa e che pensano di essere leader solo perché hanno imparato una cosa. Cari amici, questa non è megalomania da parte mia, è solo la cruda analisi della verità dei fatti, della sostanza dei fatti. Quindi quando mi si viene a raccontare che c'è uno che fino a ieri faceva il giornalista per il regime e è diventato improvvisamente rivoluzionario, o un presidente della Corte Costituzionale che appena andato in pensione diventa rivoluzionario, ma andate a fare in culo, come potete credere a una cosa del genere? Oddio, tutte le cose sono utili, capito? È utile anche Tiresia. Ah, per carità, certo, il vecchio Tiresia, certamente, anche lui allora, aveva una sua funzione. È naturale. Allora, no, Tiresia serviva per raccontare, serviva per pubblicizzare un fatto
che poi è stato totalmente pubblicizzato che è arrivato fino a noi. Allora, anche se questi personaggi da un certo punto... Chi è Tiresia? Arrivano da noi. Vabbè, anche se questi personaggi arrivano dicendo che finalmente sono stati illuminati... È bella la storia di Tiresia. Sì, sono stati illuminati... sulla via di Damasco, ben inteso, non sulla via di casa nostra, Vallelunga. No, sulla via di Damasco, perché prima sono andati a Damasco, poi gli hanno detto guarda, fai finta di cadere da un cavallo, poi vai a via delle Zoccolette, sì, o a via delle Tre Marie, delle Tre Marie soprattutto, noi siamo per la via delle Cinque Marie, le Tre Marie vanno bene lo stesso. Allora, la questione vaccini, poi la chiudiamo. Io la vorrei concludere, se tu, io non posso uscire di qui, se tu esci, vai a vedere nel borsone, quella rivista dell'industria farmaceutica, vi faccio vedere una cosa. Te la vado a prendere. Vi faccio vedere la sostanza del falso, che non c'era assolutamente bisogno di esagerare i rischi dei vaccini, perché a quel punto cosa succede? Li hanno citati in giudizio, perderanno la causa... E potranno così dire, lor signori, vedete che abbiamo ragione, che c'è il rischio dell'epidemia, c'è l'epidemia di scorreggia. Ma stai tranquillo che siccome devono trovare delle ragioni di qualche epidemia e devono vincere i vaccini, devono vincere... Adesso c'è un'epidemia in corso in Afghanistan, sì. Non so se l'hai sentito. Beh, certo, l'epidemia lì, vai che non ci indotta, sia. Indotta, certo. Ovviamente. Vai che non ci banco sia. Di prova, di dove c'è la guerra c'è il banco di prova. Esattamente, no? Ma scusa, adesso, francamente, c'è una ragione per cui fanno i vaccini ai militari che vanno in Afghanistan, c'è una ragione, ma non c'è una ragione per fare i vaccini a chi intanto non è militare, non va in Afghanistan, al massimo va a fare una preghiera a San Pietro, ma è un'altra questione. Allora, semplicemente per ragionare, vi faccio vedere questo documento che è importantissimo. Olivia. Questa è una delle riviste più interessanti, perché è la rivista dell'industria farmaceutica. Vaccini, dice copertura in risalita, non è vero? Perché la copertura si aggirava sempre su quelle cifre. Siamo tassi di copertura, la soglia del 95% è più vicina. Allora, qui fanno vedere tutte le cose, le varie situazioni vaccinali. Le coperture vaccinali al 31 dicembre 2017, 91,7% morbillo, 91,6% rosolia parotite, 45,6% varicella, mi pare ovvio, adesso hanno voluto inserire di nuovo la varicella quando non serviva più, 94,2% Haemophilus influenzae B, e su questo qui vi vorrei far riflettere e andare a vedere cos'è l'Haemophilus influenzae, 94% tetano, pertosse, poliomielite e difterite. Allora diciamo chiaramente, poliomielite e difterite ce lo facciamo perché sono malattie che ci fanno paura, ma in realtà sono malattie ormai estinte. Come la lebbra. Oh, per fortuna qui non c'è, la troveranno uno scimpanzé. È vero che uno scimpanzé che si voleva incurare la Lorenzina. Allora, alcuni vigili o meglio la Lorenzina che voleva farsi fare sollecitava le attenzioni di uno scimpanzé. Alcune guardie zoofile permanenti allora sono dovute intervenire e hanno scoperto che lo scimpanzé, detto anche rancutano per la somiglianza con Matteo Renzi, c'aveva la lebbra, altre pestilenze, noi le chiamiamo pestilenze manzoniane. Dopodiché starete sicuri, vaccinazione a tutto spiano. Per fortuna che l'aviaria non esiste più. Allora hanno fatto un cancan, hanno speso milioni di propaganda e io all'epoca seguii tutto l'andazzo semplicemente per far vendere obbligatoriamente a tutti
a tutti perché era stata trovata una cicogna, se mi ricordo bene, in Ungheria, che era infetta, non se, una di quelle cicogne che portano i neonati, quelle cicognerie, mica le altre. E poi dice che in uno stagno, e quelli che credono che le cicogne portano gli, esatto, gli infanti, quella è fatta appositamente per quello. Quelle cicogne lì che hanno sul becco un gancio per il fagotto, con un fagotto che è, deve essere di plastica autorizzata, perché sennò guai, e dentro c'è un bambingolo, c'è un, capito? E quella lì, capito, è stata accusata di avere trasmesso niente un po' di meno che la viaria. In conseguenza di questo hanno costretto i ministeri della sanità di tutta Europa e di buona parte del mondo occidentale all'acquisto di quantità incredibili, milioni di dosi di vaccino. Ora adesso la domanda, ma non a costo scontato come è in periodo normale, ma a costo pieno, perché c'è l'urgenza, perché c'è l'urgenza ed c'è l'epidemia in corso. Naturale. Allora chiedetevi, cari amici, che fine hanno fatto questi vaccini. Andate alla discarica. Appunto, se sono stati mandati in una discarica. Ma questi vaccini, che comunque sia, sarà pure attenuato, ma si può disattenuare, dove li hanno messi in giro questi vaccini? Che sono la materia brutta, la causa della malattia. Dove li hanno messi? Perché non ci hanno mai detto dove hanno scaricato tutti questi vaccini? E tutte queste piccole fialette, cioè, dove le hanno messe? Nessuno vi ha detto qualcosa? Sarà un verbale di scarico da qualche parte. Sì? Come quelli che facevo io, che andavo a cercare io, che non se lo faceva. Come quello che abbiamo documentato qui a Ariano Flaminio, di verbali di scarico. A proposito di verbali di scarico, molto bella. Allora, 4 o 5 giorni fa, in queste belle trasmissioni di poliziesche, che si vedono con molto piacere sul primo pomeriggio, c'è stato un bellissimo filmato dedicato a certi investigatori tedeschi, quello facilmente reperibile sul primo pomeriggio, dove la storia era proprio questa, che c'era una ditta produttrice di gravissimi veleni che veniva in Italia a depositarli, no, che ufficialmente li dava a un distruttore di queste cose, il quale gli rilasciava la ricevuta falsa. Un fatturificio. Capito? La ricevuta falsa, quindi poi loro riescono a risalire al produttore, riescono a risalire, perché c'era stato qualche morto di mezzo ovviamente, riescono a risalire a tutta la storia, incastrano quello che dava le ricevute false, perché poi alla fine dice, beh, vabbè, tu hai ricevuto tutte queste cose, dove le hai messe? Ah, ma io non ho ricevuto mai niente, facevo solo delle ricevute false. Allora il produttore di queste terribili sostanze, che probabilmente hanno molto a che fare con i pesticidi prodotti dalla Monsanto, tenta di buttare tutta sta roba nel fiume, riescono a beccarlo per tempo, eccetera. Però è molto bello, è indicativo, perché io circa una trentina di anni fa fui coinvolto in una questione di cui ho ampiamente parlato, ne abbiamo anche parlato di recente in un video che abbiamo fatto in quel luogo, in quella Piana Perina. Piana Perina, alle porte di Riano Flaminio, lì ex hanno cava di tufo. Esatto, no, c'è ancora alcune cave, sì, ma diciamo ormai quasi dismessa. Sì. Dove venivano interrate abusivamente e illegalmente i rifiuti dell'industria farmaceutica di Pomezia, del sud di Roma, tra Roma e Latina. Questa roba invece avrebbe dovuto andare in certe speciali discariche e specialistiche per questi prodotti. Per inciso, il sindaco di Riano è stato condannato e Vedicasa è morto di un tumore prima dell'arresto. Mentre il trasportatore, è un caso rarissimo, succede pochissime volte, è morto
vedi caso, perché è caduto un scaldabagno mentre lui faceva il bagno. Vedi, vedi il destino della vita, ogni tanto succedono queste cose incredibili, no? Incredibili. Detto questo, è finito questo discorso, è che era, per noi era piuttosto importante, vi ripeto, queste coperture vaccinali sono più che sufficienti, perché sono delle barriere. Se voi mettete delle barriere al contagio, per poche che siano, si blocca il contagio, come lo vogliamo dire? Invece sono questi. Ti dice qualcosa sì. Per Marc Denis? Sì. Beh. Ti dice qualcosa? Sì. Frate Marco Danizza? Certo, Danizza. Allora, vi faccio vedere questa cosa. Personaggio oscuro, ma che ha avuto un'importanza mondiale alla sua epoca. Questa cosa, questa qui, questo, vedete questo piccolo testo, che è bello, se volete conoscere le cose dettagliatamente, soprattutto ad esempio sulla massoneria, è inutile che comprate libri di autori italiani, perché sono sempre tutti assuefatti, ma molto purgati. Mansuefatti. Sì, molto purgati. Allora tu racconta questa questione della massoneria in rapporto a quello che ha detto un noto personaggio televisivo e radiofonico. No, io vorrei parlare di Marco Danizza, no, che sembra che non c'entra, ma è un precursore della massoneria. Ma come vuoi? No, non me lo fa da dire, vabbè. No, parla, io volevo allora, riferirmi a... No, Marco Danizza richiederebbe un bel po' di tempo, appunto, perché è un personaggio diciamo, molto importante. Bisogna... Questo, qui c'è era uno a seguito di Hernán Cortés, tanto per dire, no? E ne ha viste di cotte e di crude nella conquista del Messico. Ed era il cartografo ufficiale di varie spedizioni nella penisola del Yucatan, dove lui ha individuato 7 città inca che però alla fine sono sparite dalla cartografia ufficiale, perché serviva di farle sparire, per non far sapere al mondo, che avrebbe prima o poi individuato queste cose qua, che cosa fosse successo lì nello Yucatan, nella penisola dello Yucatan. Guardiamoci sempre che il signor Marco Danizza era gesuita pure lui, ante litteram, anche perché parliamo del 1535-1540, e siamo lì. Però è la predisposizione logica, filosofica, comportamentale e morale nei confronti degli indigeni americani era esattamente la stessa di quella che poi ha perpetrato quell'infame di Inigo de Loyola. Loyola passato per Ignazio, che in realtà è Inigo. Che significa? Focastro. Inigo. Ignis. Focastro. Focastro. Fiammeggiante. Quindi iniziato anche, diciamo. Iniziato. Iniziato perché ha passato l'iniziazione del fuoco. Allora, la massoneria è stata fin dall'inizio infiltrata e collusa con l'altra grande direttrice del potere mondiale, e cioè i gesuiti, ed è una delle forze in campo in questa battaglia attuale che si sta svolgendo sotto gli occhi di tutti, ma senza che nessuno se ne renda pienamente conto, e che è una guerra che va avanti da sempre. Da sempre? Da sempre, almeno come 2000 dice anni. Questo autore qui, il quale dice che la massoneria... Io questo non l'ho letto, ma lo sappiamo, insomma. No, io voglio farlo vedere, perché qualora qualcuno si volesse informare sulla massoneria, cioè deve comprarsi i libretti qui. Qui c'è trova di tutto. Libercoli. Perché sai che cosa c'è scritto qua? C'è scritto che la massoneria nasce ultracattolica. La vera massoneria nasce ultracattolica. E ultracattolica è rimasta, contrariamente alle idiozie. Sì, fanno capire, fanno sembrare che sono nemici. Sono infiltrati l'uno nell'altro, pienamente infiltrati. Esattamente. E qui dicono delle cose interessantissime. Qui si tratta, è vero, delle varie... No, se no non si spiegherebbe come mai
hanno quei 12 del Gran Consiglio, erano massoni quando la massoneria era ufficialmente messa al bando da Mussolini con una legge ben precisa e speciale. E allora è possibile che lui, che c'era tutti i prefetti che gli facevano le veline sulla spia sui vari suoi collaboratori, non gli avessero detto che questi erano 12 continuano ad essere massoni? Lo erano prima di diventare fascisti, erano tutta gente che veniva da Mussolini. Sono rimasti, non hanno abbiurato un cazzo, e Mussolini lo sapeva perfettamente. Esatto, a cominciare da Grandi. E Balbo. E Balbo. Non a caso, Balbo è morto. L'hanno fatto fuori per motivi ben precisi, chiaro. Balbo è morto e finisce lì. Ma per quanto riguarda Grandi, non a caso Grandi era, e Mussolini l'aveva fatto, ambasciatore in Inghilterra. Continuo a parlare un momento di questa cosa qui, perché per me è molto importante. Non solo la massoneria nasce ultracattolica e rimane ultracattolica, e qui c'è tutta una storia veramente. I gesuiti, lo avevamo detto, più avanti e imperanti e dominanti sulla cultura, sulla società e tutto quello che ricomporta l'economia, più degli gesuiti non c'è nessuno. Allora, lo sfioccamento del gesuitismo come prodotto sostanziale e la differenziazione in relazione alle religioni, perché poi la massoneria si distingue in quella massoneria che segue l'antica tradizione ermetica e egiziana e pitagorica, e quella che rimane cattolica. Questa persistenza noi la vediamo anche in maniera ancora più palese con l'Opus Dei. Non a caso si dice che l'Opus Dei è la massoneria della Chiesa. No, l'Opus Dei è una struttura della Chiesa configurata col suo parallelo, col suo specchio, con la sua specularità del gesuitismo. Infatti l'Opus Dei è una filiazione del gesuitismo, e che si muove non a caso i presidenti, i generali, come vuoi chiamare, dell'Opus Dei, per la maggior parte, essendo nati in Spagna, sono spagnoli. Esattamente. Non è caso. Esattamente come i gesuiti. E come Torquemada, se certo. Così ce l'abbiamo messo gli antagonisti, tutti i vari, le varie postazioni sul campo. No? Diciamo, allora, l'altra cosa interessante sul fatto che in molti continuano a dire che la massoneria è un'associazione segreta perché sono andati a catechismo dal parroco, no? Che fatto, no, il massone, sono cattivi, sono legati, fanno il patto col demonio, tutte queste cazzate. Allora, qui parla. Ma tutto vero, diciamo che non è falso, che i riti iniziatici ci sono. Ma come li fanno i preti? Esattamente. Il satanismo è più collegato ai preti cattolici che non ai laici massoni. Allora, no, qui volevo leggere due cose molto interessanti. La prima è che riguarda, ad esempio, la legge del 13 agosto 1940. Ricordiamoci, per esempio, il castello d'Otranto, sì, della scrittrice inglese moglie dell'altro importante, influente e massone inglese, ricordiamo sempre, certo, che non è un caso che all'improvviso escono fuori i romanzi gotici, sì, sempre in quel periodo lì, fra, certo, 1780 e 1920. 1820. Allora, la legge, no, tanto per dire che come vanno le cose, perché poi quando le cose vanno a finire male, certe persone sono immediatamente condannate o si trovano anche fucilate. Una legge del 13 agosto 1940 firmata dal maresciallo Pétain, che era un collaborazionista dello Stato francese, della Francia conquistata dalla Germania e dall'Italia. No, ricordiamo, la Francia non conquistata. Non conquistata. Quella conquistata era sotto gli inglesi, sì, e sotto gli italiani. Esatto. Allora, la legge del 13 agosto 1940, firmata dal maresciallo Pétain, interdisé, vietava le associazioni segrete e decideva parallelo con la legge mussoliniana del, esatto, pari periodo, esatto, che dicevamo prima, e decideva di
prendere i loro beni. Un decreto del 19 agosto... Palazzo Giustiniani, infatti, è rientrato nel possesso dello Stato italiano a seguito di quella legge là. Esattamente. Tant'è vero che il gran maestro di oggi si lamenta sempre... ci hanno rubato il palazzo! Sì, ci hanno rubato. Questa è la massoneria italiana. Da ridere. Una barzelletta. Sì, proprio veramente una barzelletta. Poi i morti del Monte dei Paschi di Siena, quelli non vengono calcolati. Quelli non contano. Un decreto del 19 agosto 1940 portava a dissoluzione il Grande Oriente e la Gran Loggia di Francia. Il 27 febbraio 1941 erano ugualmente dissolte la Grande Loggia Nazionale Indipendente e l'Obbedienza del Diritto Umano. In luogo di Ordinava ordinava la pubblicazione nel giornale ufficiale della Repubblica dei nomi dei dignitari delle logge e nello stesso tempo erano applicate a costoro dignitari gran maestri lo statuto dei giudei e la loro interdizione a esercitare le funzioni pubbliche. In vista di questa repressione... Allora, ricordiamo pure che le tre leggi di Hitler del 33, 34 e 35 contro gli ebrei in generale era, ricordiamolo sempre, perché questa gente qua aveva occupato le postazioni chiave dello Stato. Dello Stato, certo. L'85% dei funzionari dello Stato della Repubblica di Weimar poi della Reichstag, tedesco, erano di origine ebraica, era uno Stato dentro lo Stato che controllava lo Stato tedesco. Certamente. Ecco il motivo principale. Poi degenerato in tutto quello che volete, come si dice, l'apprendista stregone di Hitler che lo applicava ancora in maniera più rigida, più realisti del re, il solito discorso, no? Dei sottoposti. Certo. Però le intenzioni erano quello di riportare alla laicità e alla purezza delle origini lo Stato nazionale, tedesco, non ebraico. Allora, hai fatto una interiezione molto importante e questo mi deve servire semplicemente per dirvi come stanno le cose e come queste leggi non servono assolutamente a nulla, perché proprio in vista di questa repressione un servizio di società segrete è stato creata e diretta da Monsieur Bernard Fay, quindi è stata creata da questo maestro Bernard Fay. Il 22 settembre 1943 il grande maestro della loggia di Francia, Michel Dumesnil de Gramont, designé pure sicuramente era un conte o un marchese, designato per rappresentare il movimento Liberation Sud e le Conseil National della Resistance, vedete dove nasce la resistenza, all'Assemblea Consultativa Provvisoria, raggiunse Londra e poi Algeri. Grazie alla sua azione... Perché il governo si era trasferito... No, il governo di De Gaulle, lui ha raggiunto il governo di De Gaulle, lì all'epoca c'era ancora il governo di Pétain. Certo. Grazie a sua azione, in ordonanza di 1943, grazie a questa azione, il primo atto che ha fatto il generale De Gaulle del 15 dicembre 1943 è stato... No, ricordiamo l'episodio del trasferimento del governo francese in Nord Africa. Ma non è importante. Sì, ma è un discorso relativo. Perché? Vabbè. Adesso spiego perché. C'erano questi due governi, uno quello che ufficiale, stava con gli inglesi, che era quello di De Gaulle, e quello ufficiale, ufficialissimo, perché Pétain era stato nominato dal Parlamento francese nelle ultime sue riunioni. Quello di Pétain era un movimento nazionalista e quindi sostanzialmente antimassonico. Poi, cosa è successo? Infatti ha promulgato quella legge. De Gaulle andò in Inghilterra, dopo la fuga del contingente inglese in Inghilterra, da Dunkerque, e poi lì, quando ci fu la conquista da parte degli americani, lo sbarco in Algeria, si trasferì in Algeria, perché era l'Algeria francese.
quella è la ragione, certo, no? Certo. Non voglio entrare nel perché. Comunque la prima cosa che ha fatto De Gaulle è stato quello di firmare il 15 dicembre 1943 una legge di annullamento della legge firmata da Pétain il 13 agosto 1940. Che necessità, che urgenza c'era? Appunto, per dirvi come vanno realmente le cose. L'altra cosa che vi volevo dire, sempre la come l'epidemia attuale, sì, esattamente. Lo stesso principio motore. Non solo, Lorenzini immediatamente ha firmato, come De Gaulle, gli hanno detto firma, ancora, e ha messo la firma, come De Gaulle. L'ha dovuto pagare poi De Gaulle. La grandeur française. L'ha pagata. La grandeur française. L'ha fatta pagare. Allora, no, gliel'hanno fatto pagare quando ho dovuto andare a chiedere i soldi a Nixon, certo. Te lo ricordi? E come no, certo. Che non glieli volevano dare, perché certo. Lui si opponeva, eccetera. Allora, c'è un'ultima cosa che volevo aggiungere. Qui ci sono scritte delle cose molto importanti. L'ufficialità della massoneria, che ne dicano i pretonzoli. Allora, chi era il gran maestro della massoneria ai tempi? Di Luigi XV e Luigi XVI dell'Ancien Régime. Richelieu? No, Richelieu era un prete. No, era il principe di Condé, Condé. La più alta autorità. Il delfino. La più alta autorità dell'aristocrazia francese. Era capo della massoneria e ispettore delle logge. Cugino del re. Chi era? Il cosiddetto fantomatico cugino del re. Chi era il capo della massoneria durante l'impero napoleonico? Era Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, poi il re di Spagna. Chi era il capo? Ha sistemato tutta la famiglia, Sì, sì. Attraverso la massoneria. Principe di Roma. Ha fatto bene. Ma se doveva fidare degli altri. Bernadotte. Se doveva fidare degli altri. Gli altri giusto. Gli hanno dimostrato che non erano giusto. Assolutamente affidabili. Certo. I fratelli e i cognati lo erano di meno, però almeno erano cretini. Quindi c'è il vantaggio. Li muoveva lui, era un cretino che muoveva lui. Mentre i vari Fouché e compagnia cantante erano sopraffini traditori, capito? Allora, chi era il capo della massoneria ai tempi di Napoleone III? Il cugino di Napoleone III, va bene? Ecco. Per dirvi, cari amici, che se voi continuate a dar retta ai parroci o anche alle suore che fanno, perché a me la prima che mi parlò di massoneria era la suora nel 1943 che mi faceva il catechismo per la prima comunione. E tutte le volte che andavamo a catechismo, due volte alla settimana, ci parlava dei cattivi massoni. Quindi io ho conosciuto la massoneria grazie alle buone suorine. Ok? Ecco. Vai. La massoneria è un ente ufficiale e non è un'organizzazione di marcanzoni che tramano. Oggi cosa sta succedendo però? Succede una cosa molto importante che la dobbiamo dire. Che mentre in altri paesi la massoneria è assolutamente ai vertici e c'è uno scambio continuo come vasi comunicanti, in Italia è successa un'altra cosa, perché la massoneria, sia anche per la sorda opposizione della Chiesa, non ha mai avuto il potere che invece la massoneria ha in altri paesi. Tipo l'Inghilterra ha una massoneria così potente, perché c'è il re d'Inghilterra è il capo della religione anglosassone. Esattamente. Perché in Francia c'è stata una lotta feroce per fra le varie fazioni già a partire dal 1350 da Poitiers in poi, esatto. No? Cioè tutta una serie di motivazioni per cui in Francia si è potuto sviluppare un certo tipo di pensiero e anche di azione, certo. Che in Italia non c'era. Assolutamente no. Quando? Lo scontro è avvenuto durante il Risorgimento, perché c'è stato uno scontro esclusivamente di potere, essendo la Chiesa quella maggiormente interessata
al dominio dell'intera Italia, che l'aveva codificato. Non solo, ricordiamoci sempre, a partire per esempio dalla Caterina de' Medici, il tentativo dei Medici di infiltrarsi anche nella dinastia francese. Certo, e l'hanno quindi fatto, è di brutto. E ci sono anche in parte riusciti. Come no, perché, sì. E certo, perché Francesco I, figlio di Caterina, era uno che faceva gli interessi dei Medici, come Leone X e Clemente VII. Certamente. Capito? Quindi cercavano di conquistare l'Europa attraverso il matrimonio, attraverso le guerre, attraverso la conquista del papato, dei cardinali, eccetera, eccetera. E poi anche successivamente attraverso la massoneria, il controllo diretto della massoneria. Questa massoneria, ricordiamocelo, che è retaggio della casa reale inglese, perché il capo della massoneria e del Grande Oriente è di tutto il mondo, certo. È il principe di Galles. Quindi al principe di Galles capitano due incarichi: gran maestro e gran capo di tutte le massonerie del mondo, quelle ovviamente accreditate. Nel caso specifico, l'unica massoneria accreditata qui in Italia era quella gestita dal Gran Maestro Giuliano Di Bernardo. Andatevi a vedere quello che dichiara Giuliano Di Bernardo alla televisione, eccetera. E poi è anche capo del WWF, non dimentichiamo queste due strane coincidenze. Leong! Hai capito? Negli anni 70 si sono inventati queste porcherie per prendere per il culo la povera gente che dà. Abbiamo incontrato adesso tre bravi ragazzi, però senza nessuna consapevolezza di quello che stavano facendo, lavorando per Teleton. E appunto negli anni 70, a partire dall'Inghilterra, negli Stati Uniti e poi anche in giro per il resto del mondo occidentale, sono sorte queste ONG internazionali, che altro non sono che sistemi cioè all'esterno degli stati, che funzionano come stati e che hanno praticamente una statuto internazionale, come le banche internazionali, come gli enti extraterritoriali, cioè fuori dalla legge di qualunque Stato, e non è possibile. Ricordiamoci bene che nessuno deve essere esente dalla legge, perché se no si crea quella disparità assolutamente inaccettabile, che è previsto pure dall'articolo 3 della Costituzione italiana, cioè non ci può essere sperequazione fra cittadino e cittadino e all'interno di uno Stato e viceversa in un altro Stato. Oggi invece che cosa si fa? Si tenta di eliminare gli Stati per dare spazio alle ONG multinazionali, Esattamente. Questa è la globalizzazione, tirare fuori dal controllo dei cittadini qualcosa di superiore che permane e pervade la vita dei cittadini. Ma sì, ma l'impossibilità per il cittadino stesso di andare a sindacare e cosa fanno quei cittadini. Una volta uno andava alla Bastiglia, tagliava il collo a quelli che c'erano dentro, sì. Poi al re o al papa, come è successo pure in qualche anche al papa. Il popolo di Roma, attorno al 950 fino al 1350, in quei circa 400 anni, hanno tagliato molte teste di papi, non qualcuna, molte, capito? È come tagliare le teste di cazzo, ricordiamoci. Ricordiamoci sempre che il termine defenestrare o defenestrazione è invalso nell'uso a partire dal 1241, quando il papato, che era trasferito a Viterbo, ci mettevano un sacco di tempo per fare il papa, a un certo punto hanno buttato giù quello che era un francese, mi sembra, quello che era stato appena nominato, perché si erano rotti il cazzo di sostenerli e mantenerli a vita alloggio, vita naturale. All'epoca come ora, a UFO dei poveri. I viterbesi hanno detto: sapete che vi buttiamo giù dal palazzo dei papi,
è un bel salto, sono una settantina di metri. Di fronte a questa alternativa loro sono stati immediatamente illuminati dallo Spirito Santo. Sì, è arrivata una colomba. La colombina è colombrina, era un cannoncino di quelli piccoli che usavano anche portandoli. Sì, no? Certo, si portava a mano. Capito? Una specie di bazooka dell'epoca. Certo. Dopodiché, e per concludere, visto che tu, contrariamente a quelle altre cose, mi hai trasportato deviato. Su altre cose. Deviato. Allora, io inizialmente faccio vedere, butto lì un'idea sull'importanza dell'arte per significare dei concetti, perché pochi ci pensano. Ti interrompo un attimo e riprendi dopo. Vorrei far rimarcare a quelli che ci ascoltano l'importanza fondamentale di capire che la massoneria, come tutti i poteri, non è univoca, non è monocefala, non è diciamo è portata un unicorno, è una multiforme idra che ha mille teste di serpente e che fa delle cose che poi possono avere dei risvolti positivi e utili come dei risvolti negativi e pessimi. Certamente. Quindi non si può dire, essendo un macrosistema, che la massoneria è delinquenziale, è negativa, è fatta di gente malomene, delinquenti. Sono malintenzionati. C'è gente che prevede. O come li chiamava Mussolini, procaccianti. È un sistema, diciamo, multiforme che persegue un fine mutevole nel tempo, fra l'altro, che varia costantemente, pure se hanno dei progetti a lungo termine. È un sistema di potere, come tutti i sistemi di potere, e sono appunto proteici. Esatto, non veniva proteiformi, sì, esatto, non veniva proteiformi. Ecco. Allora, per concludere quel tuo discorso, ricordiamoci che in quei bellissimi video che voi potete trovare tranquillamente e che sono tutte interviste all'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo, dove Giuliano Di Bernardo dice che la massoneria è interamente infiltrata dalla mafia. Secondo la nostra logica, che è una logica di potere, la nostra, cioè ragioniamo come deve ragionare uno che analizza i sistemi di potere, essendo la mafia il potere sostanziale italiano, ovunque comanda la mafia, è vero Presidente della Repubblica? È vero. Allora, siccome è così, è chiaro che anche la massoneria, che è una diramazione di sistemi proteiformi di potere, è infiltrata dalla mafia o da qualche parte anche dall'andrangheta. Ciò detto, vi faccio vedere una cosa per farvi riflettere. Allora, qui ci sono tutta una serie di quadri, di riproduzioni di Palazzo Barberini. Allora, voi vedrete che questo Predonzoli vari. Questo è un pretonzolo, vedi? Sì, questo è pretonzolo, però questo non è una tipologia di arte che vi voglio far vedere, perché Palazzo Barberini è un palazzo barocco e qui ci sono affreschi barocchi, affreschi di storie divine, del Gesù, e adesso poi lo potrete vedere difficilmente, ma insomma in ogni caso ve lo faccio vedere. Perché? Perché è variata la comunicazione visiva. All'epoca la comunicazione religiosa era ridondante, perché era ridondante il potere della Chiesa. No, la cognizione, la conoscenza, l'informazione, lo studio, la ricerca e quant'altro era tutto in mano alla Chiesa. Ricordiamoci, per esempio, Copernico, tanto per parlare di uno, che era un fratacchione pure lui. Se volevi studiare dovevi per forza avere delle prime. Lutero era un ricercatore, era un fratacchione anche lui. Calvino era un fratacchione pure lui. Vogliamo indicarne qualcun altro? Allora, qui abbiamo, sono prevalentemente degli affreschi che, se voi volete, andate. Anche l'amico che è morto sul rogo, anche lui era un fratacchione. Certo, Giordano Bruno. Non avrebbero avuto la giustificazione finale per farlo fuori. Questi sono prevalentemente affreschi di Giovan Francesco Romanelli. Ve ne faccio vedere uno
e questo è del 1654, chi sta a Roma? Ricordiamo che il barocco è una vicenda esclusivamente, prevalentemente romana. E pontificia, l'identificazione del pontificato con la della ricchezza, strabordante. Esattamente. Allora, se voi vedete questa ultima cena, che ripeto è del 1654, vicino a Gesù ci sta la Maddalena, non ci sta Giovannino, San Giovannino, e si vede benissimo. E siamo nel 1654, capito? Ecco. Oggi che cosa ci fanno vedere? Ci fanno vedere questo. Loro ci vorrebbero far credere, nel momento di massima corruzione della Chiesa, no, propongono la corruzione è sempre esistita permanentemente nella Chiesa. Sì, però ricordiamoci che massima corruzione. No, la massima è sempre stato un acceleratore a tavoletta. Cioè la corruzione è la Chiesa, ricordiamoci, la corruzione è a tutti i livelli, tranne nel pretorsolo di campagna o quello che fa, va a fare il missionario, come quei poveretti tre ragazzi che abbiamo visto adesso, che in buonissima fede stanno lì a perdere il loro tempo a raccontare cazzate alla gente pensando di fare del bene. Allora vi voglio far vedere anche la nuova manifestazione, la nuova forma, questa è la nuova forma con cui questi si propongono all'umanità, ed è questa, eccolo qui, no? Ci sarebbe una forma di cristianesimo delle catacombe, vedi? Con una frase veramente indicativa: Gesù è la nostra pace, la forza del cristiano è la verità e l'amore, la verità e l'amore, capito Papa Francesco? Allora, più di così non posso dire, però dobbiamo concludere con una lettura della presentazione di un importantissimo libro. Ne leggiamo solo una parte, però è molto importante. Il libro che viene presentato in questa prestigiosa rivista è il libro di Gianluigi Nuzzi, Vaticano S.P.A., Chiare Lettere, editore, Milano 2009, pagina 266, Euro 15, Vaticano S.P.A. Ne leggiamo una particina, perché sennò la gente non riesce a capire in che mondo viviamo, capito? E da quale mondo deriva Francesco I, il gesuita Francesco I. Francis the First, detto a lingua mondiale. François Premier. L'inchiesta di Nuzzi, partendo da queste vicende, prosegue nella narrazione fornendo... Nuzzi è quel bravissimo giornalista che ha anche un programma dedicato ai gialli, alle situazioni di irrisolubilità da parte di una magistratura che non è mai capace di risolvere alcun problema, e men che meno quello di omicidi facilmente riscontrabili da chiunque. Ecco, Nuzzi è quello e gestisce il programma Quarto Grado, ve lo dico perché lo potete vedere lì, perché è anche bravo in quella sua funzione. L'inchiesta di Nuzzi, partendo da queste vicende, prosegue nella narrazione fornendo un imponente campionario di episodi di corruzione sui quali signoreggia, quale figura di indiscussa centralità, Monsignor De Bonis, direttore generale dello IOR e gestore per conto terzi e con lautissime provvigioni. Perché questo Monsignor De Bonis non li dà ai migrantes? E con lautissime provvigioni trattenute per sé di somme ingenti provenienti da ogni dove. Prendiamo ad esempio il caso di tre conti sui quali De Bonis aveva poteri di firma. Uno risultava intestato alla Fondazione Cardinale Francis Spellman. Buono. E faceva capo direttamente al senatore Andreotti. Quindi il senatore Andreotti
gestiva la fondazione Cardinal Francis Spellman, quello che durante la guerra veniva a Roma durante la guerra, ricordiamocelo bene, a trattare col Papa come si doveva fare dell'Italia una volta conquistata. L'altro, denominato, vedi caso, un nome di santo, perché i santi si intestano queste cose, no? I beni, questi volgari beni materiali, che questi religiosi che aspirano sempre a riunificarsi dopo la morte col buon Gesù. L'altro, denominato San Serafino, faceva capo alla famiglia Ferruzzi, miei concittadini, conto sul quale, come abbiamo accennato, è transitata l'intera tangente Enimont. Ma allora, se l'intera... No, ricordiamo che la tangente Enimont era di circa 500 miliardi di lire, Certo, era la tangente per la quale era stato possibile a Raul Gardini, perché Ferruzzi era già morto, di tentare un'operazione che avrebbe creato la più grande holding mondiale del cerealicola. No, degli zuccheri. Enimont. Ah, dell'energia. Enimont Edison, Eni. Allora, energia e benzina prodotta dal cerealicola. Io l'ho detto. La famiglia Ferruzzi. Certo. No, cerealicola, ma è chimico cerealicola. Certo. Cosa che a lor signori non è... Che poi è andato a puttane tutto anche in Brasile. A lor signori non piaceva che si facesse la benzina dai cereali, o soprattutto dalla soia, di cui la famiglia Ferruzzi era la più grande commerciante nel mondo, perché loro devono vendere il petrolio ottenuto bombardando le popolazioni e uccidendo indiscriminatamente le popolazioni che, per loro sfortuna, vivono laddove hanno scoperto fonti petrolifere. Allora, l'altro, denominato San Serafino, faceva capo alla famiglia Ferruzzi, conto sul quale, come abbiamo accennato, è transitata l'intera tangente Enimont, ed infine c'era quello delle ancelle della Divina Provvidenza. Del Calvario, del Pene, del Prepuzio. Ancella della Divina Provvidenza di Bisceglie. Oh, ancelle! L'ho detto prima, capito? Del Pene, cosa, del Prepuzio. Sai che cosa facevano le ancelle? Curavano i malati di mente. Hai capito? Niente meno. A Bisceglie. E in banca avevano solo 55 miliardi di euro. Che cazzo vuoi che siano? Per l'ancelle. L'ancelle che curavano i malati di mente. E chissà quanti gli hanno fatto passare per malati di mente per farli curare le ancelle. E poi volevo sapere che cazzo gli facevano le ancelle. Ai malati di mente? Pene Prepuzio. Ecco. Allora. Insomma, lo IOR parallelo proteggeva conti di ogni tipo o riferiti a leader politici o a congregazioni insolitamente benestanti. Molto insolitamente benestanti. 55 miliardi di euro in un conto corrente gestito dalle sorelline, che poi andavano tutte vestite così, e intanto che andavano a ritirare un miliardino, chiedevano all'impiegato della banca una piccola offerta per i malati di mente, o no? Non è così. Sul conto Spellman, con firma Andreotti, qui è scritto tutto. Compratevi il libro di Nuzzi e qui c'è scritto tutto. Io ve lo leggo di qui, ve lo potrei leggere dal libro di Nuzzi, qui perché è più rapido e molto più conciso. Sul conto Spellman, con firma Andreotti, adesso che Andreotti è morto forse sarà passato al figlio, non a caso ma grande dirigente di una multinazionale del farmaco. De Bonis accredita in pochi anni, lo diresti, 26,4 milioni di euro di oggi, in contanti. Pare facile vedere il contrasto tra questi contegni e quelli di quanti nella Chiesa fanno opere di bene e di carità. Io non ho mai conosciuto, ne conosciuto di qualcuno. Contegni i primi comunque... No, io avevo un amico di mio padre che andava a fare il missionario in Amazzonia. Era matto come un cavallo. Sì.
faceva il missionario e scopava come riccio, certo, con la posizione. Qual era la posizione del missionario? La posizione del missionario. Vedete, cari amici, che tu, ma era una persona simpaticissima, vedete, che un prete che non sembrava uno come noi, come certo, te, come me. Vorrei essere anch'io un pazzone come lui. Pazzone, non cazzone. Giorgio, quando finisce? Sono le due passate. Sì. Dai, dai, veloce. Il libro racconta, infatti, anche dello scontro aperto. Abbiamo finito! Tra le anime diverse della Santa Sede, perché lì lo scontro c'è sempre, tra chi voleva chiarezza e trasparenza, come quello che è morto, e chi manovrava nell'ombra. Ma dalla narrazione si coglie il senso dell'intervento delle gerarchie ecclesiastiche, sempre improntato ad una indulgenza degna di migliore cause. E questo finisce con il diventare una sorta di modello per i parroci, infatti, monaci e suore, che non arretrano la loro brama di denaro, e lo sappiamo, di fronte ad alcun ostacolo che la fede imponga loro sul cammino, diretti alla ricerca e alla custodia della ricchezza terrena. È quello che fanno adesso, sfruttando la nuova nigrizia. Lo abbiamo denunciato pubblicamente alle procure della Repubblica di tutta Italia. Esattamente. In una recente intervista Nuzzi ha sostenuto che tra il 1989 e il 1993, sui 17 conti dello IOR parallelo, quello sorto nell'ambito dello IOR per trattare gli affari più riservati, sono transitati oltre 310 miliardi di lire, ovvero circa 275 milioni di euro di oggi. Ma cosa interessante, ben un terzo delle somme sono state movimentate in contanti. Ragazzi, in contanti. La cosa è quella particolare. Si sono così avuti crediti e depositi per oltre 110 miliardi, ai quali vanno aggiunte le movimentazioni in titoli di Stato per altri 135-200 miliardi. Insomma, una quantità di denaro impressionante che veniva smistato in Italia e all'estero con una attività frenetica bancaria. Il libro si conclude con un interessante stralcio delle deposizioni di Ciancimino Junior, figlio del grande sindaco Palermo. Beh, era anche sindaco di Palermo, certo. Tanto per dire che la mafia non c'entra niente, non l'amministrazione. No. È vero, presidente della Repubblica Mattarella? No, la mafia non c'entra niente. È vero, Mattarella? Assolutamente no. Tu me lo confermi, Mattarella? Confermi. Il libro si conclude con un interessante stralcio delle deposizioni di Ciancimino Junior, per il quale i rapporti tra la mafia di Provenzano e Riina e lo IOR erano mediati dall'intervento del padre, non a caso sindaco di Palermo, che varcava senza problemi anche da latitante il portone di San Damaso per accedere a quell'area di mistero e malaffare che quel portone celava. Hai capito? Allora io voglio essere latitante per poter varcare il portone di Vaticano. A me San Damaso non permette. San Damaso, io voglio andare in paradiso, San Damaso, ci voglio andare. Quindi dimmi tu che cosa devo fare. Mi vuoi mandare in paradiso, però io i soldi non te li do. Voi sapete, cari amici che ci avete seguito tante volte, che noi abbiamo fatto vedere come il rapporto tra usurai ebrei e finanziatori o finanziati vaticanisti era sempre ed è sempre stato diretto. E quando sono partite le persecuzioni degli ebrei, quando gli ebrei non volevano pagare la tangente al Papa per poter fare tranquillamente l'usura. E con questo quando hanno cominciato a far nascere le prime banche, quelle organizzate metodicamente, tecnologicamente, come le attuali, attorno al 1450 d.C. Quindi per 200 anni hanno collaborato fattivamente e positivamente tra di loro. Uno spediva in paradiso e l'altro dava i soldi in prestito. Capito? Per cui quello che voleva andare in paradiso non solo pagava, ma doveva pagare anche gli interessi. Se li scambiava. Sì, appunto. Doveva pagare anche gli interessi. So long! Sempre!